Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Anche questo sarà un video too good to go, anche se all'inizio diciamo non era partito proprio così, perché siamo andati al lago, mi faceva piacere farvi vedere qualcosina del lago e fermarci magari a prendere un aperitivo, qualcosina lì. Però poi, non so, ricordate, mia nipote non ha il Green Pass e quindi niente, ci siamo fermati giusto a comprare qualcosa da questa osteria Zellini, non lo so, e abbiamo preso due ovoline, queste qui di bufala, e ogni ovolina veniva a 3 euro l'una. L'abbiamo presa per mangiarla stasera e poi abbiamo preso anche la porchetta. Ecco qua. E quindi questa sera ceneremo con la porchetta e le ovoline. Visto che volevamo fermarci a mangiare qualcosa lì, ho detto, dico, fammi vedere un po' se su Too Good To Go ci sia qualcosa che magari passando, tornando verso casa, riusciamo a prendere una box. Ed infatti è stato proprio così. Guardato, ho trovato la box della pasticceria Meloni. L'avevamo provata altre volte e ci eravamo trovati veramente bene. E quindi, come al solito, ho mandato mia figlia con mia nipote a ritirare queste box. Eccoci arrivati davanti al bar Meloni e, come vi ho detto, ho mandato a ritirare la box da mia figlia e mia nipote. Mentre loro erano dentro, io ho un po' ripreso il fuori così per farvi vedere com'era allestito il bar in questi giorni, insomma, delle feste. E ora ve le faccio vedere. Ci hanno dato per 4,99 euro questa e in più questa bustina. Vi faccio vedere subito cosa c'è dentro la bustina, questa qua bianca, e ci sono due tramezzini, questo e quest'altro. Quindi c'è, diciamo, anche il salato. Per questo sarà contenta sicuramente mia nipote. Ora vediamo cosa c'è in questa bella busta bar pasticceria Meloni. Sì, ci riesco, pensavo fosse più difficile. Vediamo che cosa ci troviamo. Sono veramente curiosa, perché diciamo un bel gabarè. Vedo tante cose. Allora, ci sono sia pasticceria Mignon che questi, diciamo, per la mattina, per la colazione la mattina. Guardate questi come sono belli grossi, questi sono veramente buoni. Poi c'è anche questo qui col cioccolato grande, e beh, di questi guardate, ce ne sono due di questi qui. Di questo uno, questo anche, questo pure è buono. E poi qua c'è tutto, diciamo, la parte dei mignon. Ci sono con la panna, col cioccolato, con la frutta,
E poi c'è anche questo qui, non mi ricordo come si chiama, questo piaceva tanto a mia madre. E sempre con la cioccolata. Poi c'è anche questo qui, che è buono, mi piace. Questi qui alla cioccolata sicuramente piacciono a mia nipote. E niente, io penso che, diciamo, con 4,99 euro veramente c'è tanto da mangiare. E poi vi garantisco, perché io la conosco questa pasticceria, cioè ci ho preso, diciamo, le pastarelle più di una volta e anche, diciamo, cornetti e cose varie, e mi sono trovata sempre benissimo. Magari ne assaggio una, così mi mangio quella lì che mi piace. Ecco, magari ne assaggio questa qui. La sfogliatella si chiama? Non mi ricordo. Vediamo com'è. Buonissima. Non avevo dubbi comunque. Diciamo che rimettono al mondo queste pastarelle. E niente, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, e ho visto che vedete molto spesso questi video su Too Good To Go, mi fa piacere. E quindi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!